Ok, allora abbiamo visto cos'è un microporoso, come ad esempio questo, e come funziona. Adesso vediamo un monolitico. Ecco qua. Oh. Allora, questo ad esempio è un materiale monolitico, adesso ve lo faccio passare. Questo è al microscopio, il monolitico. Vedete la differenza tra il microporoso, che ha tutti dei micro buchi. Queste palle che vedete sono il tessuto sezionato. Questo tessuto qua, i fili del tessuto, del tejido. La differenza se puede ver el microscopio entre un material monolítico, que es la foto siguiente y esta, eso es el material monolítico y el material microporoso. Las pelotitas que se ven abajo son la sección del tejido que está a lo largo de la membrana. Che c'è anche nel monolitico perché è una protezione sempre. Es la protección, recuerden que estamos puesto en tres capas. Esas pelotitas son la capa de protección y dentro está la barrera propiamente tal. Entonces, en el monolítico no se ve esa porosidad como se ve en el microporoso. Quindi come funziona il monolitico se non ha i buchi? ¿Cómo funciona el monolítico si no tiene hoyos? Vi ricordate che prima oggi abbiamo spiegato il poliamide microvariabile? Antes explicaron los materiales de poliamide nitro variabile, Igrovariabile, sì, fusione idrovariabile. variabile. Ecco, i monolitici sfruttano la permeanza del polimero. Los monolíticos usan la permeabilidad del polímero. Infatti si usa poliuretano, poliestere, e poliacrilico. Se usa poliuretano, poliestere y Che sono dei materiali che hanno questa capacità di instaurare legami chimici con le molecole del vapore. materiales que tienen la capacidad de hacer vínculos químicos con las moléculas de vapor, enlaces. E quindi se noi li guardiamo non hanno nessun buco, perché in realtà quello che avviene è una reazione chimica. Questo. Entonces, si lo miramos bien, no hay molestia en ningún hoyo. Lo que sucede es Adesso il prodotto che state passando adesso è un monolitico. Quello che vedete sopra sembra molto gommoso come materiale e è la membrana monolitica che è a vista. Ese material parece muy gomoso en la superficie y en la membrana directamente que está expuesta, está a la vista, en la membrana monolítica que está ahí. Quello che invece c'è sotto è il supporto per la membrana. Lo que está debajo es el soporte para la membrana. Caratteristiche hanno i monolitici microporosi? Perché esistono diverse tipologie di prodotto? Che esistono differenti tipologie di prodotto Perché hanno anche delle performance diverse. che hanno un desempenho differente. Ad esempio, i monolitici in genere hanno una stabilità termica molto elevata, fino Il monolitico tiene una migliore stabilità termica a 120 gradi, fino a 120 gradi. sotto la tegola o sotto Bajo la teca la lamiera o il o metallo. bajo il metallo può avere. Ok. No, cioè non è solo per paragonarlo. Hanno una resistenza maggiore all'invecchiamento, Una mayor resistencia al envejecimiento, una resistenza agli UV più elevata, una resistencia a la ultravioleta también más elevada, anche como una vedete, stabilità chimica maggiore. stabilidad química mayor. Perché ad esempio l'olio di motosega, se va su un microporoso, può mangiare il materiale. Por ejemplo, el aceite de una motosierra, si se salpica,
dañando el material, que el monolítico no. Perché il microporoso è un polipropilene e il polipropilene è un materiale meno nobile per certe proprietà. Quindi il monolitico si dice oggi che è il materiale di nuova generazione. Il monolitico si parla che è un materiale di nuova generazione. In genere i prodotti che le materie prime che si usano sono queste: acrilico, poliuretano, poliamide, poliestere, etilvinil acetato, polietileno, polipropilene. E ogni materia prima che viene usata per fare i vari prodotti ha delle proprietà. Quindi, ad esempio, l'acrilico ha una resistenza UV molto elevata, allora si usa per fare le membrane per le facciate, quelle nere, ad esempio. Abbiamo un listato di materie prime usate nelle distinte membrane. Cada materia prima tiene sus particularidades, sus listas de ventaja. Entonces, dependiendo un poco del uso, vamos a usar uno u otro material, una u otra materia prima. Por ejemplo, la alta resistencia a los ultravioleta del acrílico lo hace especialmente bueno para membranas de fachada. Il poliamide invece ha una resistenza al passaggio dell'acqua variabile. In cambio, il poliamide tiene una resistenza variabile al passo del vapore d'acqua, per lo tanto si può usare per questo caso. E questa è la composizione, ad esempio, di un materiale. C'è il tessuto non tessuto, che è questo qua, di protezione, visto a microscopio. Questa è la composizione di una membrana, il tessuto e il materiale non tessuto. Si dice tessuto non tessuto perché è un tessuto ma disordinato. Si parla di tessuto non tessuto perché sono fibre, però stanno entrelazate in maniera disordinata. Questa invece è lo strato intermedio, in genere la membrana, appunto. Questo è lo strato intermedio, la membrana. E poi c'è la fase di produzione anche, che è diversa, perché qua noi vediamo un prodotto composto da tre parti, però non nasce così. Dobbiamo vedere il processo di produzione, perché se è un materiale composto da tre parti che non nasce così nel codice, sino che si compone in questa maniera. Il film microporoso viene fatto attraverso un'estrusione e poi passa in questi cilindri e dentro c'è il carbonato di calcio. Quando passa nei cilindri viene fatto piccolo 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 e il carbonato di calcio buca la membrana. C'è un prodotto che inizialmente si hace con l'estrusione, un prodotto che inizialmente ha un volume abbastanza più grande e tiene dentro particolas di carbonato di calcio. Quando si hace passare per i rodilli, il carbonato di calcio perfora la membrana. Poi il film col tessuto non tessuto e l'altro passa attraverso un'altra fase di produzione e si ottiene il prodotto finito. E questo si mescola appunto con il tessuto non tessuto per ambas caras e il film microporoso che ha protegido e se poi termina già la produzione. Invece il monolitico ha un passaggio in meno in produzione e c'è il tejido no tejido, viene fatto correre su una linea di produzione, viene estruso un film, un polimero, e viene poi raffreddato e pressato. In cambio il processo della membrana monolitica è un poco differente, si estruge un film monolitico e si prensa appunto con il tejido no tejido per debajo per conformare il Quindi questi sono degli esempi visti in microscopio di un microporoso e questo proprio a colori e un monolitico. Vedete che qui si vede proprio bene i tre strati
Invece qui si fondono perché sono fusi dal calore della estrusione. Qui vediamo due esempi di membrana, ambas con tre capas, sono materiali, sono membrane microporose. En la primera imagen se ve claramente las tres capas, en cambio aquí está un poco más fundido por el calor y la presión que se tiene en la condensación. Questo invece è un prodotto fatto a due strati, quindi si vede solo un tessuto e una membrana e non il terzo strato. Ed è un prodotto che sta hecho con dos capas. Questo. Questo ad esempio non si possono usare in copertura per camminare perché hanno solo uno strato di protezione e sono fatti per la parete o per il tetto verso l'interno. Ok? Questo, per esempio, è un materiale che tiene solamente una cara con protezione, per tanto non si può usare in superfici che poi non vayan a ser pisadas. Si può usare solamente en fachadas y en cubiertas por el interior, dejando la cara protegida hacia afuera, ¿no? Sí. Sí. Que si fa, si può aprire e si vede, non ho le unghie lunghe e sono due strati. Le modalità di produzione possono essere diverse, cioè si può calandrare, c'è questa macchina che ha questi due rulli in cui passano i tre strati e ci sono dei piccoli puntine in questi rulli che si scaldano e vanno a unire i prodotti, come si vedono tutte queste puntine. Una delle tecniche per unire queste due o tre capa è che al momento di passare per due rollo, questi tienen una puntita, uno ganchito, una punta realmente che si calientan e sellan los dos materiales. Se uno mira la membrana por debajo, está llena de hoyitos. Un'altra tipologia è ultrasuoni, ci sono dei piccoli martelli, molto piccoli, che battono, provocano calore e quindi vanno a fare la fusione del materiale. Otra opción es hacerlo a través de ultrasonido, son como martillitos pequeñitos que provocan finalmente e poi c'è la produzione a colla, un po' meno usata, però si usa la colla praticamente tra i vari strati del materiale. La produzione meno usata è che si incollano a bacchetta. Vediamo adesso anche la composizione di una membrana bituminosa. Proviamo la composizione di una membrana bituminosa. Questa. Ad esempio, questa è una membrana bituminosa da mettere non a fiamma. Questa membrana non è della membrana che si pone in calore, perché sulle strutture in legno evitiamo la fiamma. Perché la struttura di madera mi può evitare la fiamma. E sono le strutture che si mettono con le graffe e i nastri. Sono membrane che si ponen sulle la struttura con corchette e con cinta. Hanno un tessuto esterno, che è quello che vedete, sempre questo tessuto non tessuto, ok? Tiene, che copre il bitume. Tiene una capa esterna di protezione che è tessuto. La mescola bituminosa che è immersa nel tessuto. La mescola bituminosa che sta imbevita dal tessuto. Un'armatura interna in poliestere. Una struttura
una maglia, sì. Una maglia, perché non deve rompersi, deve essere molto resistente. L'altra mescola è il tessuto. Esistono diverse tipologie di membrane bituminose e quello che fa la differenza è il tipo di mescola bituminosa, soprattutto. Anche l'armatura, ma la mescola bituminosa dice com'è elastico il materiale. La differente tipologia di membrana bituminosa è lo che hace gran parte della differenza è la mescola bituminosa. Anche l'armatura interna, però la mescola bituminosa è la che va a spiegare la caratteristica dell'elasticità e del comportamento del desempeño meccanico della membrana. Allora, il bitume è un distillato, è un derivato dal petrolio, ok? E quindi è una raffinazione del petrolio. Chiaramente da solo il bitume sarebbe molto rigido. Va lavorato con altri agenti chimici. Il bitume è un derivato del petrolio, solo, diciamo, se lo usassimo solo sarebbe demasiado rigido. Se trabaja con otros agentes para mejorar sus propiedades. Ci sono diversi gradi di raffinazione, raffinatura. Hay diversos grados de raffinamiento. Il primo è il bitume ossidato, dopo c'è modificato e adesivo. Hay bitume ossidato, modificato e adesivo. Sì. Ad esempio, questo è un bitume modificato, quindi abbastanza flessibile, io lo posso piegare, lo posso lavorare a temperature basse e lui non si rompe. Questo è un butile, che praticamente siamo nella famiglia dei bitumi adesivi un po' più raffinati. Questa cinta è un tipico che sta más o meno dentro della famiglia un po' più raffinato, diciamo. E vedete, questo ha questa capacità. Quindi più è raffinato, più ha la capacità di deformarsi, di resistere all'invecchiamento, di non sciogliersi al sole, perché ad esempio questo butile diventa morbido al sole, ma non si scioglie, non diventa liquido. Ok, quindi c'è anche una differenza nel capire cosa devo fare e quale materiale voglio usare. Hai che intendere che voglio fare, non decidere che materiale usare. Adesso vediamo l'ultima parte di presentazione sulle finestre. E dopo vediamo alcuni dettagli costruttivi e facciamo qualche prova col materiale. Ok? Resistiamo? Sì, ok. Allora, dunque, oggi abbiamo parlato di pareti, tetto, di tutti questi elementi sempre molto più performanti nel futuro, ok? Qui parliamo di muro, di techo, di tutto questo elemento che è con il desempeño. Un altro elemento che è molto sviluppato è la finestra, perché oggi le finestre e le vetrate forse hanno avuto lo sviluppo più grosso in questi anni. Per quello che riguarda anche la ricerca dei materiali. Uno degli elementi che più si è sviluppato negli ultimi anni, che ha incontrato anche maggior capacità di investigazione, sono le dentate.
ad un convegno di Passivhaus 2-3 anni fa hanno presentato delle finestre con la vetrocamera tra i vari vetri, ok? Invece che avere argon o altri gas che si comportano bene dal punto di vista termico, veniva fatta con tante micro lamelle in vetro per evitare i moti convettivi all'interno della vetrocamera. Già, in una delle conferenze del Passivhaus si presentò hace 2 o 3 anni fa una ventana che nel termopanele, invece di ponerle gas, che hoy día aquí tenemos, lo podemos comprar acá, básicamente son ventanas con aire. La mejor opción de eso es ponerle xenón, radón, argón, y ahí vamos cambiando un poco de las propiedades térmicas de transmitancia. Incluso algunas que son abusivas, pero estas tienen micro laminado de vidrio para evitar el flujo convectivo dentro de la ventana. Quindi l'evoluzione va cioè molto avanti e per assurdo la parte più delicata poi è l'attacco con la struttura. Entonces se ha desarrollado tanto la ventana que hoy día, por absurdo que parezca, el problema del puente térmico y de desempeño ya no es la ventana, sino que es como uno la ventana con el muro. Diciamo che ci sono delle normative, anzi ci sono pochissime normative in Europa sulla posa della finestra. Ci sono delle linee guida fatte in Germania parecchi anni fa che secondo noi sono delle buone linee guida. In Europa praticamente non hai regulación con respecto a la puesta en obra de la ventana. Sí hay ciertas guías, estas líneas de guía que fueron desarrolladas en Alemania y que según ellos son una buena referencia de cómo hacer la instalación de la ventana. Y en particular, estas normativas dicen, tú hay una... Questa è la struttura, questo è il serramento. Hai un nodo primario e un nodo secondario. Il nodo primario è quello tra finestra e struttura, il secondario è quello tra falso telaio e finestra. Non tutti usano il falso telaio, pochissimi usano il falso telaio. Definen dos tipos de tipología de cuento, que llaman nodo primario y nodo secundario. El nodo primario es en el cual la ventana se adhiere directamente a la estructura. O sea, si uno tiene, por ejemplo, el vano en trama boliviana, tiene el dintel, el alféizar y las capas, la ventana se pega directamente a eso, no va sobre un marco. Y la segunda tipología, que es el nodo secundario, iría ya sobre un marco. Entonces hay dos elementos de unión a la estructura. Y dice que muy poca gente usa ese marco. Generalmente la ventana va pegada directamente a la estructura. En Europa pochi lo usano. Dipende dalla cultura anche costruttiva. Dipende dalla cultura costruttiva. E in questi nodi vengono definiti 3 livelli di protezione. Allora, livello azzurro, amarillo e rojo. Tre livelli di protezione. Livello azzurro. Azzurro. Amarillo e rojo. Allora, quello amarillo è quello interno tra la finestra e la struttura. Ok. Il livello amarillo è entre la ventana e la struttura. Questo è il livello che deve assicurare isolazione acustica e termica. Ese punto, il contatto tra la ventana e la struttura, deve assicurare isolazione acustica e termica.
Poi c'è il livello azzurro che è verso l'esterno e il livello rosso che è verso l'interno. Il livello azul è hacia l'exterior e il livello rojo è hacia l'interior. Il livello azzurro deve proteggere da infiltrazioni di aria fredda o calda durante l'estate che possano entrare e condensare all'interno del serramento. Il livello azul, cioè hacia l'exterior, la ventana deve proteggere dall'acqua e dalle infiltrazioni dell'aria. Il livello giallo deve proteggere termicamente e acusticamente. Il livello amarillo deve proteggere termicamente e acusticamente. E il livello rosso deve proteggere dall'aria interna verso l'esterno, quindi verso la condensazione. E il livello rojo, cioè dall'interno verso l'esterno, si deve lograr generare l'ermeticità all'aria. Quindi proviamo a vedere qualche serramento, qualche dettaglio e capire il principio. Andiamo a vedere alcuni dettagli del serramento per intendere il principio. Questi sono dei dettagli che abbiamo messo sul catalogo perché è difficile capire quale prodotto va dove. Questi sono alcuni dettagli che funzionano nel catalogo perché è difficile intendere che prodotto va a dove. Proviamo a vedere questo che è un po' più chiaro forse. Ok, sì, questo è più chiaro. Allora, questo ad esempio è un controlaminato. Questo è un controlaminato. Quindi ho la membrana qua. La membrana qua dentro. La membrana deve arrivare fino al controtelaio o al telaio. La membrana tiene che arrivare alla struttura. Qui uso un materiale, questi qua sono tre materiali che posso utilizzare, sono questo. Tipo questo materiale si utilizza tra la finestra e la struttura, alcuni sono anche un po' più larghi, o schiume si possono utilizzare. Per essere l'unione tra la ventana e la struttura. Livello giallo. Livello amarillo. Ese tipo de espuma o sea, ese tipo de cinta o espuma. Dopo devo fare il livello azzurro e il livello rosso. Entonces que queda por sellar el nivel rojo y el nivel azul. Allora, il livello rosso, ad esempio, si può fare con questo. Por dentro para la energía al aire se usa eso. Ok, quindi taglio, faccio l'angolo. E il livello azzurro lo posso fare ad esempio con questo. Por fuera, para la mezclar al agua y al viento, se puede usar eso. Quindi alla fine ho una finestra sigillata qua, qua e qua per il tre livelli sempre. Questo permette di non marcire alla finestra o alla struttura e di non avere problemi di condensa. Questo permette che non si pudra la ventana, la struttura e che non abbia problemi di condensazione. È una regola abbastanza semplice, ma è fondamentale in realtà per assicurare che una finestra, magari che io ho anche pagato, abbia la corretta installazione e funziona tutto. Questa ricetta è sencilla, però permette assicurare che la ventana, che sono un prodotto caro dentro della edificazione, tenga un buon desempeño e si comporta bene dentro della edificazione. Tipo in generale? Sì. Allora, se questi materiali sì, se questi materiali lavorano all'interno della loro scheda tecnica, cioè nelle condizioni della scheda tecnica, sono impossibili da distruggersi, diciamo. Il problema di questi materiali è l'invecchiamento dato dai raggi solari o dallo stress termico. Quando questi materiali sono magari vicino a una fonte di calore,
molto elevata o vicino alla lamiera, vicino, allora possono col tempo avere un invecchiamento, altrimenti no. E l'invecchiamento va dato per esposizione a rayos ultravioleta o per stress termico, se sta cerca di alguna fonte di calore, alguna fonte di calore, tipo la facciata, per esempio, o la giungla, e non tan debida, o sea, se usano in esas condizioni di stress termico, ahí se van a invecchiare più rápido. Io sto facendo delle prove così sull'invecchiamento dei materiali, perché in realtà è una delle prossime sfide, perché tanti materiali sono nuovi ad oggi. E in Rotoblast l'anno scorso abbiamo fatto una parte nuova di edificio. Allora sono andata sul tetto a prendere dei pezzi della parte vecchia. Era un tetto piano in Rotoblast e il nastro, questo qua, era stato usato e io pensavo fosse, ok, sulla membrana un po' secco, invece era ancora molto elastico dopo 8 anni. Quindi se il prodotto viene utilizzato secondo la prescrizione, il prodotto non invecchia, diciamo. Se il prodotto inizia ad avere certe condizioni, il prodotto invecchia. E quindi. E io sto facendo un studio acerca di invecchiamento dei materiali, perché in generale questi sono materiali relativamente nuovi, che possono anche fare un chequeo. E quest'anno hicieron una creazione in Rotoblast, y ella tuvo la possibilità di subirse al techo viejo e sacar muestras di material del techo viejo. Después de 8 años, material estaba todavía impeccato. Non había señales de envejecimiento y está usado dentro de las condiciones. C'è un nostro collega che l'ha usato in realtà per riparare anche un paraurto. Bene, in realtà è 10 anni che l'ha riparato. Girava ancora col paraurto. Sí, colega de ellos. Una máquina vecchia. Sí, lo usó para reparar un parachoque. Es 60, que le han dado bien, lleva 10 años ahí. E gli ho detto, ma non posso utilizzarla come prova ufficiale. Non è una prova ufficiale. Ok, allora, adesso io volevo farvi vedere. Allora, sul sito qua, Rotoblast, si può anche decidere la prima volta che ci si connette la lingua, questa cosa qua. In supporti, no scusate, descargar, dettagli costruttivi. Qua c'è la libreria che abbiamo creato 1 o 2 anni fa, è totalmente gratuita. Basta solo registrarsi. Okay. Quello che si scarica è tutti questi dettagli costruttivi in 7 lingue. Sono 400 dettagli. Ci sono le applicazioni, ad esempio, strutturali, con tutte le viti, tutti modificabili. Quindi posso modificare, mettere dimensioni, quello che voglio. Ok. E hanno già le indicazioni di come si posizionano, la lunghezza del filetto, dove deve entrare, ad esempio. L'angolo di inclinazione, di posa anche delle travi, se faccio travi diverse. L'ho preso.
anche tutte le viste in piante sezione, ad esempio c'è anche tutti i disegni anche di come fissare le staffe, con indicato anche dove mettere le viti o dove tassellare, con che tasselli, quindi è utile. Tanta roba. Ok. Poi vabbè, ci sono tutti i disegni per utilizzarli e c'è la cartella tipologia costruttiva. E ci sono queste tipologie costruttive. Entramado leggero. Qui si può scegliere la lingua. E poi ci sono tutti i dettagli che volete, ad esempio attacco a terra del telaio. La stessa cosa per il CLT. Allora prendiamo un esempio di un attacco a terra. Qui c'è la leggenda dei materiali. Insieme vicino c'è anche lo strutturale. E poi c'è, ad esempio, questa è una un basamento in ormigon con una barriera radon, al gas radon, che fa anche da taglio per l'umidità. Il piede della struttura è una delle cose più importanti per la durabilità. Voi comprate scarpe comode? Compra zapato comode. Ok. Nelle prime costruzioni si è un po' in legno, si è un po' non curato tanto a volte la parte della base. E dopo, il legno non dura. No, non è che il legno non dura. Bisogna pensare. La prima costruzione in madera non si tuvo tanto cuidado con il encuentro con il suelo. E entonces, después, con il tempo, vino la idea di dire che, bueno, in realtà la madera non dura. A meno che la madera non dure, è che le cose si hicieron male. E qua, quindi ho la barriera radon. Dopo, qui non si vede tanto perché ci sono tutte le linee. Sì, no, questa può essere a radon, c'è anche con, c'è anche quella delle termiti, sì. Voi avete il problema. Questa barriera al gas radon non è una barriera contro termita, però también tienen una barriera contro termita, che si applica esattamente uguale. Sì. Uno dei problemi con le cose di ormigón è che per qualche fissura la termita si va a vedere, esatto. E non si va a vedere. Infatti la barriera del termita noi la consigliamo qua. Sotto, la prima. Qui poi c'è un altro prodotto che si usa per chiudere la tenuta all'aria in questo punto, sono dei nastri espandenti. Poi c'è un altro prodotto che si usa per l'incontro del CLT con come questo, come questo, mm.
Ante, ante. Ok, tipo queste. Questi sono dei materiali che si usano all'attacco a terra, hanno un nastro come questo sotto e fanno la tenuta all'aria e poi proteggono la risalita capillare. Questa è una cinta ancia che in una parte tiene questa spuma pegata por debajo, pero además son más anchas y protegen también de la subida de agua. Anche questi hanno lo stesso obiettivo, è quello di tagliare sempre la risalita capillare e fare la tenuta all'aria. Portare il passo della guardia se sia. Poi si sale con la struttura. Altra parte importante è sigillare completamente, ad esempio, il CLT con ancora l'ormigon. Perché? Perché qua posso avere la pioggia e posso avere le infiltrazioni. Otra parte importante è sellare por fuera, tener esta aislación continua que agarre tanto CLT como el hormigón, porque hay lluvia por fuera y puedo tener también infiltrazioni in tutta la zona. E perché qua ho il come si chiama, deflusso dell'acqua e devo fare sempre una doppia protezione. Consigliato. Perché questo è il punto più delicato. Poi ho l'isolante, isolante polistirene, un isolante no fibra di legno, fibra di roccia, perché altrimenti succhia l'acqua. Che non sia un materiale di fibra di lana minerale o fibra di madera, perché in tutta maniera va a ciupare l'acqua. E poi viene posizionata l'ultima barriera che mi porta via le acque. Quello lì è ITS o EPS? E in genere è l'estruso. EPS. Sì. Ese polietileno non è il polietileno estruido, è il polietileno extruido, è differente. Estruido. In ese dettaglio, in ese caso. Non esatto. È espandito, non è dell'elotipo. E questo è importante perché questo è quello che mi porta via tutta l'acqua dalla struttura. E questo è importante perché quello che si lleva a seguire l'acqua non è importante. Poi qua c'è la membrana che parte e sale. La membrana qua c'è anche il disegno dettaglio di come sigillare la membrana con ad esempio dove sigillare la membrana, perché la membrana quando la porto giù devo sigillarla con qualcosa altrimenti è aperta. Sì, 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 grazie. Ok. Va bene. E también está indicado dónde poner el sello, dónde poner la cinta. Ese símbolo blanco con la flecha indica dónde terminar la membrana y dónde sellar con la cinta. E questo è il prodotto che abbiamo visto prima, anche questo sigillato e poi protezione dopo. Poi si sale, qui in parte ci sono diverse soluzioni per diverse tipologie di connessione, ok? Ok. E poi si sale, questa è la connessione tra CLT, solaio e CLT. E già subiamo di livello, e questa è la connessione tra CLT, losa e CLT. La membrana qui fa questo giro. La
membrana lì così, sale. Così. Viene lasciata lunga qua, si posa questo e dopo si riparte. La maniera di entrarlo è che fa il muro del CLT, si pega la membrana por dentro, si deja colgando por fuera un pedazo más o menos largo, si apoya la losa y luego esa membrana se pasa por encima de la losa y se apoya sobre la losa. Y ahí se apoya por el siguiente. Questo è il concetto di continuità della tenuta all'aria. Quindi si sale e avanti. Si se logra la continuità di ermeticità all'aire in ese sistema. È importante che eso sta funzionando con la inflazione por fuera continua. Por lo tanto, esa membrana in realtà nunca se enfría. Por passare al lado de afuera de la estructura, no pierde suficiente. Questa è la membrana esterna, quella traspirante, e questo è il sistema con le viti per evitare il ponte termico dei montanti. Ahí por fuera se ve la membrana che è la barrera, nosotros llamamos barrera dunedana, che è la che deja passare il vapore, ma non deja passare l'acqua, con questo sistema di enganche, e la legislazione sta sostenida con questo sistema di enganche. Questo è l'istello. Questo è l'istello. Sì. Se guardi un altro sistema che ha un tornillo con doppio rosco, una rosca qua e una rosca qua. Per quelli che hanno visto tornillo di doppio rosca, hay otra tipologia che tiene una base distinta nella punta che nell'extremo e che serve come unione per apretar due piezas. Questo non è eso. No, non è VT. No. Esto es para poder generar distancia y tener una capa de aislación entre medias que está sostenida un poco apretada por este listón contra el I due filetti sono messi alle estremità perché uno lavora in trazione, in compressione e in mezzo non lavora in modo da avere l'isolante, ad esempio. Hay uno que trabaja acá en el extremo agarrándose al CLT, el otro se agarra del listoneado vertical, comprime un poco esto y mantiene en el fondo la aislación sin necesidad de crear un puente técnico. Poi questi sono i tipologie di solaio, qui sono tanti diversi in funzione al riscaldamento pavimento, se uno non lo fa, chi lo fa. Nei paesi in America fanno una cosa, ognuno ce l'ha un po' diverso, no? Però questa parte dipende appunto un po' dalla cultura costruttiva. Ahí está la determinazione della losa, eso ya es muy variable, depende un poco de cuál sea el objetivo, cuál sea la tipología del lugar, cuáles son los niveles de desempeño que uno busca lograr en la losa, pero ahí para arriba es bastante variable. Qui sempre la parte strutturale, qui ci sono gli esempi di attacco della finestra. L'esempio di come agganciare la campana. Facciata ventilata, intonaco, ci sono diverse possibilità. Come? Nodo sì, senza il controtelaio questo. Todo eso va pegado directamente a la estructura, sin un marco de ventana. Es bastante más simple, una vez cómo generarlo, cómo hacer la continuidad de la membrana, de dentro y de fuera, es mucho más sencillo pegar a la estructura y luego terminar con algo que da la impresión de que fuera un marco. Exacto. Sí, quello que es muy importante unir siempre el dentro y el fuera. E chiudere. Esatto. Perché è molto importante in tutta questa parte è fare la unione, pescare questa membrana e llevarla hacia dentro, pescarla dentro e llevarla hacia fuera, se cierra tutto questo e ahí si instala la ventana. Perché la ventana è un sistema a sé, ok? E l'importante è ancorarlo correttamente e farlo in ermetico. Ma la ventana sta fuori dal mio concetto di tenuta all'aria, tenuta al vento, l'elemento proprio. La ventana è già un elemento indipendente, è un sistema indipendente, non partecipa nel concetto di
de tecnicidad del resto de la edificación. Por eso el punto de encuentro es en realidad y complicado, pero el resto de la pantalla funciona mucho solo. Poi qui ci sono degli esempi di balconi. Questo è un balcone in legno con solaio passante. Un balcone di madera con l'entrepiso proiettato. Isolato. Aislato. Questo è con un rivestimento in legno e questo esempio con le piastrelle. Uno che è con rivestimento di madera e l'altro che è con rivestimento di ceramica. Questo è fatto con una struttura diversa. Perché allora qua c'è lo scalino tra dentro e fuori. Questo è fatto per non avere lo scalino. Per avere tutto allo stesso livello. E si alza e si fa un pannello più sottile. Questo anche è un altro sistema per avere tutto allo stesso livello. Con anche disegnato i nastri e come anche viene fatto il nastro qua, perché quando la trave passa devo nastrare la trave. Ah. Questo è il nastro. Mi chiedevo come passava esa cinta. Se chiaramente questo si cierra qua e questa passa, e questo implica che tutto il perimetro balcón va encintado. Eso es lo que está representando esto. Okay, anche. Questo invece è un esempio di balcone fatto con le viti, quelle tutto filetto che dici tu. E questo è attaccato dopo. Está hecho con otro sistema, está pegado con tornillos de hilo continuo. Solo le vi, ¿tiene? Sí. ¿Tiene cuatro? ¿Eh? Ah, y esta, no, c'è anche questa piastra. Ah. Tiene los tornillos de esto y tiene también esta placa metálica que permite hacer este voladizo, pero esto es una pieza independiente. Dove ci sono le travi, sì. Ad esempio, abbiamo anche dei dettagli fatti con Passifaus e qui abbiamo fatto un attacco un po' particolare, come questo, per il balcone. È un dettaglio fatto per il standard Passifaus che in un momento abbastanza particolare come questo. Questo è proprio per non avere il ponte termico. Però bisogna appoggiare verso l'esterno qualcos'altro. Questo è molto spinto, diciamo. Sì. E l'azione intermedio sta trapassato, si ancla lateralmente. È molto particolare, molto spinto come. E poi si guarda la copertura. Oh là là, ok. L'attacco della coperta qua, sì, la coperta dell'attento, perché coperta in italiano è un'altra cosa. E anche qua la membrana viene lasciata fuori, un po' più lunga, viene posato l'altro pannello, avvitato, membrana qua, giù, si collega con l'altra, nastro. Esta membrana se pasa para acá y se deja caer, esta otra llega después y se deja caer también y se pega la piel. Sí.
Sì, così. E poi c'è il nastro. Così è tutto chiuso. Poi c'è l'isolante, le viti, la membrana continua nella facciata e prosegue in copertura per avere la continuità. Ma spiegarlo. Ma questo è un problema anche da noi, eh? È un problema da me con lei. Cioè, insomma, non è... è step by step. Passo a passo. E sono tranquillo anche là, non è che, insomma, piano piano. Cioè, ci sono aziende che hanno capito che bisogna seguire una logica, ci sono aziende che stanno imparando, non è tutto rose e fiori. L'impresa che gli altri dirono che c'è che seguire una logica, e l'impresa che andò a girarsi nel nuovo mondo, il nuovo algoritmo, in qualche maniera, è un po' quello che è. Ok, dopo ci sono varie opzioni in funzione un po' alla soluzione, al... questo ad esempio è fatto, siccome i tetti fatti così diventano molto grossi, allora spesso si fa questa tipologia di struttura nascosta. Frequentemente si ha questa tipologia di struttura escondida. Così fuori si vede uno spessore più sottile. Sì, ma poi da poi vedo un spessore abbastanza ma pequeño. È un'altra tipologia che si fa, perché altrimenti viene spessore un po'. Poi ci sono anche il dettaglio della ventana in coperta, come arrivare con le membrane qua, come sigillare questo punto. Questo è molto importante, seguire bene la sigillazione, tutto quanto, sigillatura. Anche qua. Ci sono i dettagli del camino. I dettagli della cimenea. Ad esempio, è molto importante il camino rispettare una fascia di protezione con del materiale incombustibile. E quindi qua abbiamo fatto vedere il dettaglio del camino, con le membrane che arrivano in questi punti, per rispettare anche il deflusso delle acque in questo modo. Ahí está el detalle de cómo ejecutar las membranas y cómo hay que respetar las distancias de seguridad para protección térmica y cómo considerar el paso del agua y luego también las distintas membranas. Poi c'è come si fa la ventilazione in cima, il tetto piano, le terrazze, varie possibilità. Quindi ci sono tante cose. Allora, voi magari se volete dare un'occhiata, se ci sono dubbi, potete scriverci, o Mariano, o io, o Simone. E questi dettagli danno uno spunto per tante soluzioni. Poi si può sempre trovare qualcosa di nuovo, diciamo. Sono dettagli, sono un punto di inizio, se hai dubbi lo puoi contattare a ella, a Simone che viene la vez passata, o a Mariano che è il incaricato. Y es con ciertas soluciones tipo genéricas, sin duda que se pueden encontrar
otras cosas que sean mejores para nuestra casa. Ok, adesso vi faccio vedere magari qualche materiale e lo proviamo. Un'ultima cosa che volevo farvi vedere è sul catalogo, prima di ogni capitolo, ci sono delle indicazioni, dei consigli. Questo ad esempio è la parte che sta prima dei nastri e delle sigillature, con tutti i prodotti, il tipo di nodo che si può fare, indichiamo quale prodotto si può utilizzare. Ok? In tutto il catalogo, antes di entrare a toda la parte di prodotti, c'è una tabla che permette entendere il tipo di applicazione e il nome del prodotto. In questa maniera pueden encontrarsi che prodotto applicare in che condizioni. E una volta visto questo, nelle pagine dopo, la pagina posteriore, c'è anche un abaco dei supporti, ovvero tutti i prodotti, dice se aderiscono sui diversi materiali. E nel caso della cinta, c'è un abaco dei supporti che indica se questa cinta in particolare si pega o no sulle. Ad esempio, io dico, voglio fare un attacco parete-cemento, ok? Per esempio, un'unione tra il muro e il cemento. Io posso usare questo, 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 questo materiale. Ok, bene. Porta la prima fila a lei. Ma il mio attacco, devo capire anche che materiali ho in gioco. Giustamente, per che materiali. Allora, qua guardo quale materiale aderisce meglio sul supporto che ho io. Sei può intendere che materiale pega meglio sul supporto che io ho. E poi qui ci sono degli esempi tridimensionali di queste cose che abbiamo visto prima. Sì, esempio tridimensionale te lo chiedo quando ho. Anche per rinfrescare la memoria. Di questi e vabbè, poi ci sono i prodotti, ok? E poi c'è la parte delle finestre. Ah, ci sono delle istruzioni di posa qua. Come fare l'angolo? Come fare la trave? Anche qua. Come sigillare la finestra. E poi c'è la parte delle finestre, quella che abbiamo visto oggi. E in fondo ci sono tutte le istruzioni di come applicare le membrane, di come sigillare dove ho le aperture. Come usare i manicotti, come sigillare, ogni quanto mettere le graffe, come sigillare la finestra, la ventana in copertura, tutte le istruzioni per la posa di questi materiali. Come fare la ventana del techo e sigillarla bene. Il camino. Con tutte le indicazioni, come sigillarlo. E avanti. Ci sono diverse. Vabbè, questo c'entra niente. Ok. Domande, curiosità? Troppe. Troppe.
Shock. Game over. Ok. Allora ho vinto io. Ok. Allora, adesso proviamo l'ultima cosa un po' divertente. Chi vuole provare qualche materiale? Volontario? Volontario per provare. Ok. Più 4-5 volontari. Ok. Bene. Allora. Adesso. Proviamo a fare. A sigillare, a nastrare questo angolo, bene, con questo e poi con questo. Uno, due provano a fare uno e uno. Ok? O fate anche questo angolo, è uguale. Insomma, provate a nastrarlo bene, un bel lavoro, lindo, lindo? Lindo. Lindo. Sí, poner la cinta en la esquina. ¿Cómo sería? Una esquina. Sí, a la esquina. Dijo Tomás, dijo que se tenía que poder cortar a mano. Con la mano. Con la mano. Porque tiene que ser rápido. Pero tiene que ir lindo. Ah. No está, no está. Ya. Sì. Che non parte anche la stupetata qua, se no. Sì. Faltó. Pero es tan preciso. Porque el viejo no va a ir a los 10 minutos de hasta el viejo estaba abril. No, pero las viejas son más rápidas. No, pero sí, porque se prende. Ok. Sí. No, sí. Se ríen de nosotros. Ok, adesso con questo. In cima. In cima? Sì, in cima, va bene. In cima è sopra? Sì. Okay. Continuo? Sempre su questo. Sopra. Sì. Ok. La differenza è. Tu prova questo? Tu prova questo a fare l'angolo adesso qua? A Mimmo. A Mimmo. Tu signora vuole lo regalo una via. Io sono più rapido, più rapido. Pratico, figa, se allora si arriva. Ok. Adesso. Adesso. Ok, che non voglio sporcare.
scusate. Ok, adesso facciamo un angolo dentro. Ok, chi vuole fare l'angolo dentro? Quiere hacer el ángulo adentro, quiere sellar acá. Con el amarillo. Acá, con l'amarillo. Facciamo così, acá. Due angoli, vai. Uno, due. Con l'amarillo. L'amarillo. Amarillo. E poi questo, per vedere la differenza. Dopo, va a ver la differenza. No, no, es igual que este, pero es que para probar la diferencia entre este y ese de allá. Hay que ponerlo normal. Eso fue fantástico. Un lavoro lindo. No somos lindos. Allá, da. Ok, sta migliorando, sì. La pratica è il maestro. Adesso prova con questo. No, non tocca. Il margine d'errore è simile. Ah, già? E ora? Insieme è uguale. Ma deve tutto? Sì, non c'è nada, sta lì. Insieme? Un angolo fatto bene, eh? No, è più facile. No. È più facile con la varietà. Ok, è importante capire la differenza, perché se io dico in cantiere utilizza questo, allora l'operatore è più lento, ok? È molto più facile avere la colla su per le orecchie, per tutto, insomma, perché questo colla molto forte, e il lavoro viene meno preciso, ok? Per avere la stessa precisione ci vuole più tempo con questo nastro o con quello, quando faccio gli angoli, ok? Adesso prova con l'amariglio. Già. Ok. Ah, però accanto insieme. Sì, insieme. L'amariglio è più facile. Per l'esquina è più facile. Per l'esquina puoi sacare una lamina, la poni, la presentas e poi... Esatto. Adesso proviamo un'altra cosa. Una guía, exacto. Porque si la otra no se pega, cuando pues el problema es que te pega, tiene que activar la cara. Cambio este, como liberas uno, sí. Pones abajo. Ok, qui c'era da fare uno. Qui c'era un piccolo piccolo cosa da fare, molto piccolo. Se dovete fare un cantiere molto grande dove dovete arrivare con la scala, è un po' la differenza del nastro vuol dire tanto. Hai un tool, un'arramienta che tu... Sì, c'è, però solo per nastri lineari, per questo no, per angolo no. Ok, adesso qualcun altro? Un'altra signora? Signora? Ok, allora attenzione. Allora, signori e signore, ancora 5 minuti. Adesso immaginiamo di essere sulla coperta e di dover posare i teli.
partiamo col primo strato, primo K, ok? Dove si graffa? Perfetto. Bravissima. Ok. Adesso partiamo col secondo strato. Sì? 10, facciamo 10 centimetri qui un po' meno, ok? Dove metto le graffe? Ok, e adesso dove nastro? Dove si pone la cinta? Eh? Ahí. Ahí. Prova, proviamo. Ok, va bene, sì. tanta colla. Ok. È importante sempre coprire le graffe. Se mettiamo graffe qua, ok? Ok. Muy bien. Un'altra signorita? Susanna. Signorita. Ok. Adesso facciamo un altro qua. Un altro, sì. Però adesso usiamo questo tipo di nastro. Questo nastro è un nastro biadesivo. Per chi? Per chi? Esatto, esatto. Entonces primero esto. Ah, io volevo fare i giochi. Ok. Adesso, no, adesso prima questo, così, yeah. Ok, con le graffe, così, ah ok, ah para que no se desplace, sì, ok, prima si fissa, che meccanicamente sta fermo, e dopo si alza, falta uña, falta uña. Esta huevada se pega. Ah, la fácil. Ah, picota. Ahí está. Ok. Ahí está. Ok. Quindi due tipologie diverse. Se faccio questo non posso mettere le graffe, ok? Quindi se sono in un posto molto ventoso magari è più comodo questo. Se voglio un lavoro più pulito che non vedo niente si usa questo. Dipende anche dalla cultura, dall'abitudine costruttiva, ok? Questa è un'aggiunzione nascosta. Si dice? E questa aggiunzione a vista, sigillatura nascosta e sigillatura a vista. Avere un segno contigo e non un segno con me. Ok? Ok, se qualcun altro. Ah, l'ultimo. Uso questo. Allora, adesso qualcuno fa sigillatura. Chi vuole? Oh! Poi
Ok, bisogna, vediamo se, se io tengo fermo, perché non sta fermo. È corta il coltello. Una mano. Se può? Tiene un corte? Senza questo, così. Chewing gum. Tira, tira. Ok, sì. Ok. Ok. Un altro? Muy bien, muy bien. Peter. Peter, tu con questo prova. Ok, questo si adatta, si può schiacciare, ok? Molto comodo. Partimos mal. ¿Lo puedo terminar con 8? Provate a togliere i nastri. Provate a togliere. Oh, muy lindo! Pero funciona. Es más difícil. Bello! Pero se puede hacer bien por esto, ¿no? Sí, si può, però è più difficile. È difficile, sì. È più difficile. Non si accomoda. Esatto, esatto. Ok, questa è la differenza di usare diversi nastri. Ultima cosa. Questo l'avete rotto? Sì, bravi. Sì. Bravissimi. Ok. Staccamo. Un'altra cosa è la flessibilità del materiale. Con questo una volta abbiamo fatto uno scherzo ad un collega, l'abbiamo attaccato sulla gamba, è stato... non è stato divertente perché brutto scherzo. Ok. Grazie. Ok. Questo. Allora. Se io devo se io devo sigillare una cosa lineare, se ho due liner non è comodo perché è lento, perché devo togliere uno, togliere due, ok? E non serve qua perché non è un angolo, no? Ok, posiziono. Adesso proviamo questo, ok? Proviamo a tirare.
Se io faccio così, tiriamo, tu tira così, ok? Lui tende, se io tiro così, o si stacca, o se dopo qualche minuto, quando lui ha fatto presa, farebbe così, e si taglia dentro. Fa così. Ok? Esatto. Ok, se mettiamo... Ok, se invece usiamo questo... Se usiamo questo... E iniziamo a tirare, lui cosa fa? Si deforma, ok? Quindi è per questo che se io devo camminare su qualcosa o fare forza, questo è meglio. Quindi è importante conoscere i materiali per sfruttarli e per non avere problemi poi in cantiere. Blanco si deforma, se fa sulle tira, se va ok. Domande? Pregunta? Para el adhesivo, ¿cuánto tiempo tiene que estar listo para su mayor para cuando esté más pegado, por decirlo de una manera? ¿Cuánto tiempo? ¿Lo pegas y ya tiene su resistencia máxima? ¿O tiene que esperar alguna cuajada? Depende dal nastro. ¿Ya? Dal nastro, dalla quantità di colla yeah. e dal tipo di superficie. Yeah. Più una superficie è ruvida, rugosa, più ci impiega il nastro. Perché? Perché la colla deve entrare nell'irregolarità e far presa. Però questo nastro, ad esempio, ha tanta colla. Allora dopo 10 minuti, non lo stacchi già più, ok? Se prendi un nastro che ha meno colla, magari ha la stessa tenuta dopo però 2, 3, 4 ore, ok? Ok. Tiene meno pegamento, se ne demora más, puoi llegar al mismo livello di resistenza, però non più. Esatto. Questo qua, ad esempio, ha molta colla, quindi anche se la superficie è bagnata, funziona. Yeah. Ok. Yo quiero preguntar, porque me quedó súper claro el tema de la eficiencia energética en cuanto a las paredes, las ventanas, la cubierta, ¿cierto? Todo el complejo. Pero sigo pensando que las puertas en sí igual son puentes térmicos importantes. ¿La puerta? Sí. Pero las ventanas tienen esa capacidad de que si se sella el contorno con la estructura y la ventana en sí es independiente y tiene también su sello, es difícil que se genere un puente, pero una puerta está abierta, o sea, y por el perímetro y por abajo también se genera la filtración. ¿Sí? La puerta... È simile alla ventana, molto simile. Dipende dalla porta, nel senso che ci sono porte che hanno dei profili che sigillano e quindi quando chiude la porta rimane tutto sigillato. Ci sono porte che non ce l'hanno, allora è il passaggio dell'aria. Ma se si fa una casa ad alta efficienza energetica, sì, anche le porte vanno scelte con determinate prestazioni. Ci sono dei produttori di porte che fanno delle porte completamente ermetiche, che hanno un'isolazione molto alta, come la finestra. Ma
è una scelta dell'elemento giusto, anche quello. Perché poi la connessione è lo stesso principio della ventana. Loro arrivano con una porta e va sigillata su tutti i lati.